Buongiorno, stavo rispondendo un po' dei commenti dell'ultimo video che ho pubblicato, che è questo qui. Ok, e nel frattempo prendevo la mia bella tazza schifosissima, questo è quello che resta. Direte, è una tisana. Aspettate, non metto a fuoco. Ecco, sarà una tisana buona. No, sapete cos'era? Vedete dov'è? È a fianco al, come si chiama? Al termometro. Era Tachiflu Deck, ovvero questa cosa qui che non avevo mai preso e che la dottoressa, insomma, mi ha dato, insomma. E devo dire che non sapevo neanche come si prendesse, anche se dall'immagine, insomma, si capisce. Questa è Megan che sta a fare la doccia. Praticamente fate una tazza d'acqua calda, ce la sciogliete dentro e non ha un sapore proprio pessimo. Il fatto è che se pensate che sia una medicina, quindi niente, se state lì a pensare a una medicina, mi fa un po' schifo, però il sapore non è pessimo. C'è il limone e l'arancia, io l'ho presa al limone. Comunque oggi è una bellissima giornata di sole, come potete vedere, il cielo è limpido. Oggi sarebbe stato bellissimo andare in giro per saldi, oddio, solo che io non posso. Ho appena trovato questa, cioè è la seconda che mi spaccano. Praticamente queste erano delle palline di Natale che però io non avevo comprato per questo scopo, che mi piaceva, tutto l'effetto, vedete, tipo invecchiato. Una già mi è stata spaccata da Megan prima di Natale e ora mi sono accorta che c'era questa appoggiata qua su, spaccata. Ora devo scoprire chi è stato. Devo svelare questo mistero e arrabbiarmi. Che peccato. Sono riuscita giorni fa ad andare da Kiko e ho preso due cosine. In realtà io cercavo una palettina che è di quelle doppie occhi come occhi occhi e viso, e so che ci sono due, soltanto due tonalità, mi ha detto la ragazza. Io volevo quella con i colori più nude, ma non c'era più, non so se la riuscirò a trovare. Se qualcuno di voi ce l'ha vicino, fatemelo sapere, insomma, magari me la spedite, non lo so, ve la pago, perché la volevo. In realtà ho visto solo in un punto vendita, magari ci sta che in altri io la possa trovare, però finché non riesco a uscire. Comunque ho preso questi due matiti, che cosa erano? Matitoni, non me lo ricordo neanche più, per gli occhi, che si chiamano Color Up Long Lasting Eyeshadow. Ora vediamo se riesco ad aprirlo con una mano. E ho preso lo numero 20, vai, ce la fai, su 24, che è, vediamo, allora è questo, che praticamente è un, non ero molto sicura se prenderlo o meno, sono sincera, perché questo mi sa che è quello più, che cos'è, è tipo, sembra marrone ma in realtà è un prugna. Sì, non lo mette neanche a fuoco. Dai, comunque un prugno, è tipo la confezione, questo qui. Ok, ecco, appoggiato sulla panza la camera, così forse riesco a farvi vedere meglio. E poi invece l'altro, sapete che non me lo ricordo, allora è il numero 10, eccolo qui, 10. Ah, questo è un bellissimo colore, questo qui. Praticamente, ma sembrano uguali, ma sono diversi. Questo è tipo un taupe, molto più carino. Quell'altro è un po' più brillante. Questo, se non ricordo male, era un po' più opaco. Comunque, vabbè, sta di fatto che, sta di fatto
Sta di fatto che costavano poco e quindi li ho presi perché veramente da Kiko non ci andavo da un po' di tempo. Cioè ogni tanto ci vado, ma vado abbastanza mirata. E ora vorrei tantissimo quella palettina perché comunque ha più cose insieme, la posso utilizzare poi quello che voglio io e il prezzo era buono. Però appunto non sono riuscita a trovarla. Cosa stai guardando? Guardando se conviene Trenitalia o quell'autocesso di treno Italo. Non posso ridere se figlio Omega. Oddio. Perché praticamente. Gesù, aiuto, mi fa male le mandibole. Non mi capita la differenza tra le mandibole e le mascelle. Piacerebbe vedermi, perché Ok. a me, fammi vedere, metto su. Sì, proprio ci. Sto ridendo ora perché io ho detto, mo, fa un po' la faccia più magra. E tu come hai fatto? Comunque stiamo vedendo, vorremmo fare una sorpresa ai miei genitori che fanno l'anniversario ora a gennaio. Dovremmo prendere i biglietti del treno per farli venire una settimana, da sabato a sabato. Quindi stiamo guardando un po' di offerte, insomma. Non guardate però qua che sto facendo segreti. Quali segreti stai facendo, scusa? Quindi, segreti informativi. Sono riservati Non copiare. i ciccioni. Sì, non copiare. Non lo copio. È come il film che ci Sì, stavamo a anche. vedere ieri. Che fa? Fa il bambino al professore. Il professore gli mette tre al compito. E allora lui fa, yeah, e allora mo. No, dice, perché tu hai copiato? Dice, e io ho copiato tutto. Da Dai ancora lui, che a ha preso lui, a 8. pesotta. E io perché? Ha già pigliato tre. Ah, e bello, mo. Perché tu hai copiato tutto, tutto, tutto. Pure nome e cognome. Il suo. Ma no. Quanto è bello questo cestino. Pensate sia mio, vero? Anch'io lo vorrei. Ma non è mio, di Megan. E dentro c'è tutto il suo servizio da tè. Il fatto è che prima c'era quello di ceramica proprio, però erano tazzine molto piccole, lei era più piccolina e li ha persi. Guardate che bello, dentro tutto l'interno fatto così, ho tornato Gabri. Shhh, ora la sveglia sicuro. L'hai trovati? Andato a prendere. Ce l'avevano? Comunque dicevo, ci sono tutte le tazzine e la teiera, i cucchiaini, poi vabbè, lei ha messo anche questo che sarebbe la formina per fare il gelato di Ikea, che, di cui si è appropriata, che in realtà era mia, ed è molto carino questo cestino, mi piace tantissimo. Eccolo qua, guardate che Una ricerca su internet e vedi se per mangiare affettati è meglio mangiare col pane toscano o col pane salato. oggi Gabri mi è andato a prendere questo pane buonissimo. Ora non lo mette neanche a Quasi fuoco. tipico. Comunque tipico di giù, insomma, che c'è. Abbiamo trovato uno che lo fa buono qui. E ora ha detto che cosa avevi preso? Un prosciutto? È un prosciutto crudo salato. Buono. E praticamente ha detto sì, però ci Il pane vorrebbe. toscano. Cosa che io non sono d'accordo perché, cioè, vuoi mettere questo? Che è spettacolare, ma io vi vorrei far sentire l'odore. Stamattina quando l'ha portato era un qualche cosa di non lo so, con quel coso che sembra la L'ostia. spugna, no, neanche, cioè quella mollica, non è una mollica, è finta, è una spugnettina, neanche, perché la spugna è più sostanziosa e poi il giorno dopo è Ma non ammazza duro. sapori, ma ammazza per il Ma che sapore. ammazza il Non sapore, ammazza, che cioè tu ammazzi tu mi dopo che te lo sei mangiato quello esalta il toscano sapore. che sapeva Mi niente. esalta. Non Esalta sapori. sono d'accordo, no. Per fare la bruschetta ci vuole il pane toscano. Per fare il cacciucco ci vuole il pane E toscano. per fare l'albero? Ci vuole il seme. Fare seme. Ci vuole Comunque l'acqua. diciamo di quanto è spettacolare Sky.
Abbiamo rimesso Sky, ragazze, è qualche cosa di allucinante. Ragazzi, scusate. Praticamente, come sono razzista? Sei proprio razzista. Anche i ragazzi, va bene. Tutti i ragazzi mi scrivessero un commento. Così. Comunque, praticamente adesso con il My Sky, collegato a internet, avete una libreria multimediale allucinante e potete guardare quello che vi pare, cioè in qualsiasi momento. Praticamente se andate sul cinema, sui canali di cinema, un film è iniziato già da 30 minuti, c'è l'opzione giù, inizia da capo. Cioè, è una cosa proprio bellissima, ah, secondo me. Ah, c'è il film me. Ora, uno di quello che lo sempre vedere io. Qual? Quello italiano, dalla storia di Milano. Ah, sono due anni che me lo chiedi. Dal lunedì. Ah, ce lo vediamo, dai, finalmente. Ma allora forse già c'è anche nella libreria multimediale, non c'è ancora. Non lo so. Forse esce adesso. Mio amore, dobbiamo andare a tagliare questi capelli, eh? Ah, lo sai che le ragazze non la sanno quella mega news che ci sarà il prossimo mese? Cioè? Peppa mamma! Ah. Non la sanno ancora. Dobbiamo fare un annuncino. No, poi. Perché non fai un indovinello? Indovinella dove sta la mia sorella, o di qui o di là, indovina dove sta. Come lo facciamo questo indovinello? Come no, facciamo una specie di caccia e tesoro, una caccia alla risposta, no, così, una specie caccia di... alla risposta. Caccia alla risposta. Ormai che buongiorno. Vai, mi piace. E cosa potrei fare? Cioè, devono indovinare i tuoi followers. I miei followers. Allora, praticamente, raccontiamo. Ci fu un videovlog dove io ricevetti una telefonata. Se non l'avete visto, certo, sì. Tu e Babbo siete i miei amori. Se non avete visto quel video, io ve lo lascio qui dove c'è il termoventilatore, che oggi non ho usato per niente perché sono accaldata, sono malata. Allora vi lascio quel video qui e nell'info box, andatevelo a guardare, e lì praticamente il racconto di questa cosa che mi era successa, che però non era niente di certo. Dopodiché c'è stata una cosa, dopodiché ho ricevuto un'altra chiamata adesso. Ma non è ancora niente di certo, però. Però diciamo che siamo addirittura d'arrivo, no? Quindi facciamo la caccia alla risposta. È bagnata! È bagnato? Non fare un altro passo. Indovina, dovinello, che cosa sarà? Aspettate che Megan si è bagnata, ma andiamo un po'. Cosa? L'indizio. Cioè... L'indizio? No, ho detto di andare a guardare quel vlog. Andatevi a guardare quel vlog e poi magari vedete, non lo so, se vi viene qualcosa in mente. Magari però facciamo un video poi specifico, dai, questa settimana se ci riesce. Diciamo... Mettiamo un po' di indizi, no? E poi sotto al video specifico magari ci dicono le cose. Vai, magari si gira. Eh? Ma dai, un'ora l'indizio. A parte ce l'ha dato. Si devono guardare quel video lì. Vabbè, forse già capisco. Boh, non so. Quel video, aspetta, come si chiamava? La telefonata che cambia tutto, mi sa. Tanta roba. Cosa fai con il pane di mamma? Mega che ruba la mollica da dentro al pane. E te fai i buchi nel pane come mamma. No, Mega. La piccola. Dai, non si fa così. Dai. Ma lascia restare. Basta però, basta. Si rovina il pane così, dai. Dai, faglielo mangiare. Tanto a te non ti piace, vuoi quello toscano? E mangiati il toscano. Com'è questo succo, Megan? Buono. No, come hai detto, è su? Succulente. Megan ha detto che questo succo è succulente. Praticamente ho fatto la spremuta d'arancia ed è venuta buonissima. Cioè, dolce, dolce, dolce. Ho messo una foto su Instagram perché mi piacevano molto i colori delle arance. Tutte tagliate, ne ho tagliate una marea. E magari, non lo so se mi seguite anche lì, li aggiorno più spesso. Ora stiamo scegliendo il film per stasera. Sì, il succo di arancia succulente. Il succo succulente. Togliamo queste bottiglie. Gabri, cosa vuoi guardare stasera? Ma cosa che mi sono pubblicità. Cos'è? Robocop. Mamma mia, sto film, cioè, quanti anni ci avrà? 20. C'ho almeno 20 anni. C'è quel film, vedete, c'è scritto Filomena, scritto PH. Che è un film molto importante, so che ha vinto anche dei premi, non so se ha vinto l'Oscar. Ma non lavata nei campi, quelle che fanno così. Va bene. Come sei tu, eh? Ok, e praticamente è un film drammatico. Vai dietro, fammi leggere cosa dice di Filomena. Miglior sceneggiatura a Venezia per un'intensa storia con il premio Oscar, vedi? Judy Dench, non lo so. Irlandese nel 1952, rimane incinta
rinchiusa in convento, partorisce un bimbo che le viene sottratto. 50 anni dopo andrà alla ricerca del figlio. Oh, fammi leggere. In un crescendo di speranze ed emozioni. Deve essere bellissimo. Sì, l'avevi visto, no? No, mi ricordo. La trama? Il trailer. Cioè, dobbiamo troppo guardare. È tanto tempo che lo volevo vedere. Visto che ora quello d'anno, poi nella biblioteca multimediale si dovrebbe. No, te l'ho verso io. Dammi il bicchiere. Puntino delle. Che ore sono? Delle 10 meno 10. Stiamo guardando questo film. Qui si vede una scena, insomma. Si chiama My Name is Tanino. Non so se qualcuno di voi l'abbia visto. È del 2001, giusto, Gabri? Sì. Ed è diretto da Paolo Birzì. Veramente un bel film. E carino, è iniziato da poco però. E adesso si fa questo spuntino. Io vi auguro una buonanotte, il buongiorno, il buon pomeriggio. Non so quando è che guarderete questo video. E mi mangio i miei biscottini. Questi sono quelli di Galbusera che adoro. Oh, mettili a fuoco. Però in realtà, devo essere sincera, accanto c'è anche questo qui che 5, non metterà mai a fuoco, uguale 10. Che mi ha portato mia suocera ieri perché stavo male. Sacchetto di baci al cioccolato, al cioccolato normale, no, diciamo, 10, al cioccolato bianco. Ragazzi, ho già mangiato un sacco, mannaggia, oh, mi fanno morire perché io adoro le nocciole. Comunque vi auguro appunto un buon proseguimento. Grazie per aver guardato il video, scusatemi se in questo video non mi sono mostrata, ma sto veramente in delle condizioni abbastanza pietose. E niente, spero di avervi tenuto compagnia. Salutate, salutate. Ciao.